Ci resta in avanti, calcio di punizione, ancora Salini, il tiro e la parata, calcio d'angolo, si rifugia alla difesa del Massarosa. Cerezzo in avanti per 1-0, il gol di Salini nei primissimi minuti. Ancora Cerezzo, calcio d'angolo. Lungo, respinge la difesa. Calcio di punizione per il Massarosa, Ragghianti sulla palla, il cross teso in area e la palla è in rete, 1-1. Ed ecco il gol del vantaggio del Massarosa, segnato da Simoni su un col passaggio di Ragghianti. 2-1 Massarosa e siamo al 10. Massarosa al 30°, Massarosa in avanti con Barzotti. Barzotti dal fondo rimette per Scioscia che non arriva, il risultato rimane sul 2-1 Massarosa. Veloce ripartenza del Cereto, calcio di rigore, calcio di rigore per il Cereto per un fallo subito da Lopez appena dentro l'area. 32°, calcio di rigore per il Cereto, Lopez calcia fuori, quindi si rimane con il Massarosa in vantaggio per 2-1. 43° del primo tempo, Massarosa in vantaggio, calcio di punizione sulla palla Ragghianti che tocca per Galli. Il triangolo non si chiude, riprende Ragghianti, il tiro respinto. Ancora Galli, fermato, però recupera. Secondo minuto del secondo tempo, c'è un calcio di punizione a 2 in area del Massarosa. Sulla palla Salini. Poco più indietro Lopez, tiro di Salini, la palla deviata in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, respinge di pugno il portiere Bertini. Ancora il Cereto in avanti. Calcio d'angolo per il Massarosa, siamo al 10° minuto del secondo tempo.
calcio d'angolo per il Massa Rosa, la battuta Daniele Galli, mischia in area, corto per Barsotti che manca il pallone e sveglia un contropiede micidiale per la Gatti. Bertini para. Ragganti, ragganti, il tiro parato da Rebellino Tuffo. Massa Rosa in avanti, niente da fare. Ragganti segna il 3-1 per il Massa Rosa e siamo al 22esimo del secondo tempo. Tira là dentro. Ragganti tenta lo scavino davanti a Ribellino, ma parato 5esimo, Massa Rosa con Ezzacchi al tiro, para Ribellino e rinvia. Jonathan Gori, Jonathan Gori, allenatore del Massa Rosa, una vittoria per 3-2, una vittoria un po' sofferta, due espulsioni, rimasti in 9 a un quarto d'ora dalla fine, sei riuscito a contenerla. Sì, la partita è stata fatta anche bene, poi purtroppo sono successi questi due episodi qua, dell'espulsione, e anche primo tempo sul rigore, sinceramente la direzione arbitrale oggi ha lasciato a desiderare. I ragazzi mi sono piaciuti, invece mi sono piaciuti perché nonostante siamo andati subito sotto non ci siamo disuniti, abbiamo cominciato a entrare un pochino di più meglio in partita, e primo tempo 2-1, poi secondo me il secondo tempo eravamo partiti anche meglio, abbiamo gestito diverse situazioni bene, abbiamo trovato il 3-1, anche fisicamente secondo me stiamo bene, ma lo sapevo perché sinceramente ci siamo anche allenati abbastanza bene, abbiamo recuperato un po' di giocatori, Dagliano era tanto che non giocava, lo stesso Lucchesi, Simoni, Cipollini, insomma sono ragazzi che, devo dire la verità, si sono allenati. Poi purtroppo ci sono questi episodi, Ciocia aveva fatto benissimo, secondo me ci ha dato una grossa mano, doppia ammonizione, Galli rosso diretto che secondo me non ci sta mai, e poi fortunatamente l'abbiamo portata in fondo, sarebbe stato un peccato, perché dopo una prestazione così non fare 3 punti era veramente un peccato. Ora sei di riposo, quindi hai da caricare le pile e poi si ripartirà. E ora abbiamo il turno di riposo, comincerà il girone di ritorno, ripeto, è un peccato non avere poi a rientro questi due giocatori, speriamo che Galli non ne debba saltare più di una perché ha preso rosso diretto, e vedremo di recuperare qualcun altro, ci abbiamo Conforti che è già un po' che fuori, non so se riuscirò a recuperarlo per la prima di ritorno, però insomma... Diciamo che siamo ripartiti bene. Ok, grazie. Ciao. Il mister del Cere Poggi. Una sconfitta, diciamo, alla fine immeritata. Ma immeritata probabilmente sì, però da sperare anche un calcio di rigore. Però purtroppo... La situazione di classifica è questa, e immeritata o no era meglio fare un punto che non l'avessimo meritato noi. Vedendo i risultati, insomma, hanno perso tutti, siamo ancora lì, domenica giochiamo un'altra partita difficile su un campo brutto che è Lido e dobbiamo rimboccarci le maniche, siamo venuti qui 11 contati, proprio 11 contati. E problemi di tesseramenti no? No, tesseramenti no, abbiamo problemi di infortuni che durante la sosta eravamo
tutti. Nelle ultime settimane abbiamo perso 4-5 giocatori fondamentali per noi e purtroppo quando le stagioni girano così non c'è poco da fare, c'è da lottare come abbiamo lottato oggi. La partita è andata come è andata e avremmo potuto anche non perdere, però purtroppo abbiamo perso, dobbiamo rimboccarci le maniche e lottare fino all'ultima giornata. Bocca al lupo! Grazie, crepe.